Salve a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo nel mio canale, sono sempre qua con Carlo. Ciao. Stavolta, siccome Carlo ha Shadow of the Tomb Raider, che è un gioco che io Yes. desideravo da una vita, finalmente faccio l'hands-on, quindi magari ci farò un gameplay in futuro, magari me lo presti, così ci faccio il Oh, gameplay. facciamo assieme, ci vediamo per Questo è un farlo. video giusto per vedere magari l'inizio del gioco. Quindi, spero che vi possa piacere, iniziamo, nuova partita. Al momento sto giocando io, ma ora ci alterniamo. Ok, stiamo giocando sempre su PlayStation 4. Che cazzo è, rito di passaggio? Selezione difficoltà. Normale, vabbè, normale, amore, dai. Forza, veloce. Però già le immagini mi piacciono, onestamente, sono Non carine. tanto. Molto saporite, che significa carine. Comunque. Tu invece, allora, lui tra l'altro si compra questo gioco, non l'ha mai aperto. Mai, mai, mai. Purtroppo non ho avuto il tempo. Comunque meglio, così lo iniziamo E così lo assieme. iniziamo Vediamo com'è. insieme. Vediamo come, dai. Vero? Beh, non ho parlato molto bene comunque. Tutti i miei amici che ci hanno giocato dicono che è bellissimo. Sì, ci sono immagini bellissime, grafica top. Staremo a vedere. Vedremo. Boh, io questo gioco era un po' titubante, nonostante io sia un fan di Tomb Raider Perché? sfegatato. Non lo so, non mi ispirava tanto bene. Però ora lo testiamo, quindi possiamo criticarlo in maniera più meno a sproposito, Io ecco. desidero il momento in cui tornerà a usare le due pistole. Forse Io non avverrà pure, io mai, ieri mi però. sono visto il film di Angelina Jolie e mi è venuta una nostalgia che non hai Minchia. idea. Comunque abbassa un pochettino il Perché già sta iniziando una catastrofe? Perché? Porca puttana! Lei è sempre spunato. Ma veramente, oh. Ah, pensa Ma a mettersi guarda, la la cintura cintura. forse è l'ultimo dei tuoi pensieri, Non ti Lara. salverà, Lara. Ok, ora è spuntata tipo 2 mesi fa. Già Sì, 2 mesi prima. Poi non ci ho capito niente, però. Ecco, sempre 2 giorni lo due. immaginavo. Mi senti? Sì, ma dove sei, Lara? Voglio saperlo. Porca troia. Ah, perché nello scorso La capitolo trinità erano la Trinità. cattive, ma. Io non mi ricordo niente di quello. Io no, Rise nemmeno. of the Tomb Raider. Però le animazioni mi piacciono tantissimo. Qua devi fare tu qualcosa su Ok, due. ora mo ci dobbiamo muovere. Quadrato, immagino che si debba. Ok. Porca di una puttana, che dolore. Lara, ma perché? Sì, ma io voglio capire come c'è finita per là, però. Aia. Io avrei visto Gesù almeno 2 volte, secondo me. Dai, dai, ce la puoi fare. Però porca puttana, ok, stavo dicendo che è bella la grafica, era un filmato pre-renderizzato, che bello. Ovviamente. Vabbè, però comunque dai, allora fa la sua porca figura almeno. Scroglio. Minchia, però le animazioni sono troppo fighe, regà. Troppo bello. Scusate, sono emozionato perché Mamma mia, che spazio. finalmente. Madonna. Ma un gusto proprio.
Mamma mia, ovviamente Lara, siccome porta Iella. Sì, è vero. Porca puttana. Ora no, crollerà tutto, Simone. E tutta la Iella che non ha lei la porta sugli altri. Madonna, un buco piccolissimo. Brava Lara. Guarda quanto cazzo sono belli i denti. Guarda quanto sono belli. Però è un filmatore pre-renderizzato, quindi non conta. Il blur mi piace pure tanto. I capelli finalmente li hanno aggiustati. Ora secondo me spunta pure in questo filmato 2 giorni prima. E si spunta Lara in una caverna. Wow. Alle coste. Questa è una. Mi sembrava una divisa di un tedesco, secondo me. Eccolo. Ora. No, non l'ho vista. Vabbè, ora lo rivedo in video. Ma ora puoi camminare bene, Lara? Non so, non posso arrampicarsi. Va bene. Che figata. Meno male che mi ricordo le meccaniche. Madonna. Era morta comunque fino a 2 minuti fa. Ma infatti, ora tipo, secondo me può combattere con un orso a mani nude. Esatto. Comunque i suoni, non sottovalutiamo i suoni. I suoni sono troppo belli. Mi piacciono davvero tanto. Che secondo me hanno pure profondità. Tu cosa ne pensi? Sì, mi sono d'accordo. Madonna, Lara. Poi senza nessun guanto. Avrà dei calli che può prendere le pizze a mani nude dal forno, porca troia. Guarda che bella mano. Troppo, porca troia. Lara, per cosa hai fatto con la mano? La grafica sembra bellissima. Mi piace. Ha avuto un movimento strano. Sì. Ricordiamo che non stiamo giocando sulla PlayStation 4 Pro, stiamo giocando su PlayStation 4 normale. Quindi se è figa pure su PlayStation 4. Vabbè, normale. Ti farò sapere come su PS Pro. Sì, perché lui c'ha la PlayStation 4 Pro. Comunque finalmente ha una cazzo di torcia e non una. Come si chiamano? Vabbè, poi appena mi viene il nome. Una fiaccola, ecco. Mi viene. Oh. Eccola la bomba. Pensa se ci passiamo un epilettico. Perché? C'è la ramina di prossimità. Eccolo qua, Jonah. No, non è lui. Sì, è Jonah. Minchia, è invecchiato. C'è i tuoi capelli. Non è vero. È una cosa come la tua. Vabbè, più o meno. Minchia, ma quanto sei invecchiato, Jonah? E tu non hai fatto niente per aiutarmi, comunque. E questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa. Pesci rosa. Una montagna incoronata d'argento. No, Madonna, incoronata, sono. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. Con che cosa sta tenendo la torcia? Con le tette. Sì. Le ha appoggiate sulle tette. Ma si sa che le tette di Lara Croft sono. Vabbè, qua avrei da ridire, no, però. Sì. Stessa collana degli altri due capi. Lara, stai attento! Porca puttana. Cioè, con tutti i posti giusto, giusto là. Lara. Ma quanto la pensa a fotografare? Non fare la paparazza! Questa generazione che si è con le cose. Porca la puttana. Avessi portata via, sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto. Smettila. Direi. Ehi, vuoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè. Pare che si mangi molto. Ah, eccoci qua, siamo a Figarazzi. Dopo tutto questo casino, io sto morendo.
Porca puttana, che bella la grafica, però. Ah, siamo a Napoli, a quanto pare. Wow. Bello. Ah, è Coco. Allora, siamo a Cozumel, Messico. Mamma mia. Non sapevo che in Messico ci fosse pure delle canzoni neomelodiche. Bella bium. Ma è cambiato il John, non è cambiato. Sì, John è più, è diventato bruttissimo. Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta è un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Gianna, guarda. Comunque io non domanderei a Lara come va la ferita, perché poco fa ha saltato su una roccia. La città segreta, vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa. Si trovano in Amazzonia. Scusa, come l'ha tradotto? E continua. Lara ha il Google Translate nella mente, secondo me. Coronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Quanto sono belle le mani. Quindi a sud-ovest del Rio delle Amazzoni, Brasile. Peru. Okay. Non sei proprio un cazzo di geografia. Trovata alle rovine. Se guardi con attenzione, è danneggiata. Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione. Cioè? La precessione. Ci sono questi clericali che vogliono fare delle processioni. È importante se navighi secondo le stelle. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. Ah, guarda il cappuccio che si sta compenetrando con Lara. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Che figata! Wow, ora sì. Ora sì, siamo diventati... Vedete la Trinità sonora. Porca puttana, che... quante cazzo è figa. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra gente. Ho sbloccato un achievement, la via delle stelle. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere. Deve essere in colpo. E io dove Dominguez lo so. Vediamo. Qualcuno sembra dirci qualcosa. Ehi, Sammy, come va? Posso interagire con le persone? Scusi. Scusi. Niente, sono proprio inesorabili. Ah, però posso parlare con sta tipa. Credo. Abbiamo beccato che beveva l'inferno. Ma chi? Oh mamma, anch'io da bambina ero di sopra. Ah, forse lui. Non c'è bisogno di quello. Sì, sennò la tequila. Ma a me non me ne frega niente di quello che vuoi fare tu. È il tuo bambino, che cazzo vuoi? Io sono zitella. Puoi farci quello che vuoi. Posso parlare con questo? Ah, sta facendo il sushi, aspetta. Su, ah, assaggio. No. Che? Ah, ora lo provi il tempo di mangiare. Mamma mia. C'ha una alopecia nei capelli. Ma erano fatti male oppure? No, ma credo che siano fatti male. Però non lo so, mi piace l'atmosfera. Bello, mi sa tanto di Uncharted 4. Ma e non l'ho nemmeno provato, però. Tu l'hai visto il cartone della Walt Disney Coco? Sì, mi ricorda molto Coco, è vero, pure Coco. No, non voglio parlare con bambino, per carità, non ci voglio parlare. Guarda, è per mio padre. E a me che cazzo me ne... Ah, io lo volevo infilare in culo. Mio padre. Tieni papi! No. Sì, ma io dove devo andare? Ah, forse di là mi sa. Non devono sì. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io.
Vabbè, comunque al momento stiamo testando il gioco per quello che è, poi in caso la storia ce la... magari ce la ripassiamo, ce la guardiamo bene quando ci giochiamo da soli, perché ovviamente... Però a prima impressione a me piace tantissimo, onestamente, lo sto rivalutando assolutamente. Cioè in realtà io ci avevo fiducia in questo gioco, però non tanta, perché appunto è il terzo capitolo con le stesse meccaniche, con le stesse cose, però mi sembra figo. E lei intanto è passata. E intanto gliel'ha messo in culo di 3 metri. Non si capisce come. Quanto sono belle queste luci. Ah, quasi no. Va bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Ok, mi scusi. Bella questa cosa. Attenzione ai dettagli, mi piace tantissimo. Bello, bello, bello. Comunque, se notate, c'è pure questa specie di pulviscolo che dà pure profondità all'ambiente. Comunque l'atmosfera è bellissima. L'atmosfera è proprio micidiale. Cioè, ma io tu non adoreresti un remake di Angel of Darkness in PS4? Allora, la storia era bellissima, era atomica la storia di Angel of Darkness. A me era piaciuta. Solo che la poi storia. Il gioco è uscito, lo sappiamo, pieno di bug, fatto male, comandi improponibili. Ah, mi scusi. Le scuse, signorità. C'è una patata bollente in bocca, mi scusi. Ah, non sei d'accordo. Dipende. Io Angel of Darkness è stato il mio primo Tomb Raider, soltanto che... Non saprei, magari preferirei un remake del o del 2 o del 3 o del 4 o del 5. Che il primo è già stato fatto, è Anniversary. Che c'è? Voglio conferme, comandante. Basta. Cazzo volete? Io volevo comprarmi questo teschio di cristallo. Comunque siamo all'era dei remake. È vero. Crash Bandicoot. Lo potrebbero fare un Spyro. Porca puttana. Mi fate passare! Non si possono spostare le persone. Ovviamente no. Cioè quando devo fare una cosa urgente, tranquilla, la mamma ti fa vedere come si fa. Già gli vuole insegnare. Già gli vuole insegnare l'autoerotismo. Esatto. La prudenza non è mai troppa. Madonna, l'audiolofonico. Perché sta tremando questo? Poco fa tremava, non so se l'hai visto. Sentiva freddo. Ma che del gioco. Madonna, però che palle che ci muoviamo così lentamente. Oh. Una città pulita come. Giusto. Ah no, non ti vede Lara, tranquilla. La foto ce l'hai, donna, che ho casca, sui ventanni. È chiaro? Bene. Bene. Ok, me ne posso andare oppure devo andare da quella parte? No, Lara, madonna, sto andando a destra, ma lei va a sinistra. Ma staccati dal muro, per me. Infatti. Ah, ok. Ma ho premuto cerchio, veramente, non li sapevi i tasti. Sono ubriaco, questo che aspetta. Cosa sto aspettando? Fuori dal mio ufficio. Come? Chiudi la porta quando esci. Certo. Sì, in faccia te la chiudo. Un folle, ubriaco. Quello è Coco, che cerca suo padre. Tranquillo, va a giocare. Coi petardi, mi raccomando. Regalagli pure tu a tuo padre, così. Ora devo prendere il cerchio abbassato. Madonna, mi sono cagato sotto, che transizione. John, sono entrati nella zona di scopo. È recintata e c'è una guardia che c'è. Troverò un altro modo di entrare. Oh, finalmente posso correre. Quella guardia non la vede. Attenta a quella guardia da sopra. Ma quale? Quella da sopra. Ah, vabbè, audio leso e cieco, che ci possiamo fare. L'hanno messo là come guardia. Sì. Dice, è il mio primo giorno di prova. Vabbè, questa cosa la so. Ormai ci ho giocato. Porca puttana, com'è cambiata l'atmosfera, però. Ma veramente? Cioè, non lo so, sembra di essere andati a Jurassic Park. Bra. Eccola qua la nostra Lara. Sempre con una sola fondina e con una sola pistola. Porca puttana. Che nervi. Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Che belli capelli. Affascinante. Ma io ce l'ho una pistola. Ah sì, ce l'ho.
toccando. Ma dove sta andando? Ah sì, devo salire sul cane. No, Lara. Ah, giusto. Scusa, Lara. Però le animazioni mi piacciono. Tranne quella con penetrazione della camera. Allora, puoi muoverti. Vogliono che rientriamo al più presto. Quando? La! Le tue ultime parole, bravissimo. Avrebbe fatto così. Lara si sta muovendo da sola. No, comunque non ti vedo, non è che c'è l'arco che sporge dal muro. Vai. No, ti prego. Posso pagarti. Voilà! Madonna, è stata bruttissima. È vero. Porca puttana. Madonna, ma che occhi ha? Ha gli occhi di un tonno. Pesce palla. Bravo. Madonna, è stata bruttissima in quel frangente là. Sono un po' di bug. C'è pure del pulviscolo nella coda di Lara. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Che poi peccato, comunque minchia, c'ha una croce di spalle, Lara, porca puttana. Mi sa che devo andare di là. I suoni mi piacciono tanto, sono molto belli e molto profondi. Già ho visto un ragno, cos'era? Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un iscrizione. Poi ce n'è un altro, si chiama Shishu, che è la cugina. La chiave si trova oltre. La di cosa? La dea del porno, secondo me. Ah, questa scena è l'unica scena che ho visto in tutta la mia vita di questo gioco. Del trailer. No, io manco ho visto. Porca puttana! Madonna, che culo. Bravo. Ah, perché c'ho la corda. Ah, devo scendere. No, ma non credo che io debba scendere. Ah, no, sì, forse devo scendere. Sgancia, voilà, porca puttana. Giusto, la solita fortuna di Lara. Da. Si distrugge. Si distrugge tutto ciò che lo circonda, persone comprese, tranne lei. Tranne lei è fatta di titanio. Ricordiamo che lei aveva una gamba rotta. Comunque. Che devo fare? Premi, okay. L2 per calarti. Comunque, madonna, che braccia che c'ha, guarda. Ricordiamo che... Aspetta, scusa, ero concentrato. No, non è il ricordiamo. Come cazzo sto parlando? Volevo dire... mi ricordo i comandi dei vecchi capitoli. E tra l'altro sono contento di vedere che abbiamo quasi tutte le attrezzature pronte. Perché prima le dovevamo cercare. Ci dovevamo rompere un pochettino le palle. Però... Meglio così. No! Bravo. Ok, sbrigati. Per la premura, ok, però tra... minchia, è morta nell'acqua. Ma che l'acqua era fatta? Era del mercurio liquido. In un modo ridicolo. Sì, ma se c'è del vetro di Mulan, se c'è dell'acqua. Sbrigati, dai. Ok, mi sa che devo scendere. Tra l'altro, gli si sono materializzati nelle mani. Questa cosa non l'ho mai sopportata. Che qua mi sembra che devo dondolare. Lara. Non ti arrendere. Non arrenderti. Mi fa morire l'autoconvincimento. No, vabbè. Io pure lo farei in queste circostanze. Forse farei pure i versi che fa Lara. Ma quando si materializzano delle mani. È una cosa che non sopporto. Che devo fare? Ah, mi sa che forse devo scendere. Bella questa meccanica. Questa è una nuova meccanica. Almeno. Dai, poco fa sei oscillata più velocemente. Di più. Ah, devo scendere di più, mi sa sì. No, non mi fa scendere. Allora fai due giù. Aspetta, madonna! No, devi fare avanti, indietro. Indietro? E avanti. Ah, ok, ok. Sì, ma non si muove di una virgola. Ok. Si sta muovendo, forse, no? Ah, devi tenere premuto R2. Ah, ok. Minchia, ditelo subito. C'era scritto, bastava leggere. Ah, giusto, scusate. Colpa mia. Madonna! Che culo. John, entro in una grotta. Potrei perdere il segnale. Va bene, cos'è questo? Funghi. Ah, questi servono come nello scorso capitolo, Rise of the Tomb Raider. Rise, no Rise. Ma giusto in quella roccia. Io Rise l'ho finito al 100%, ho finito tutti i segreti. Io ancora no. Mi è piaciuto tanto quel gioco quando l'ho giocato. Sembra che questa grotta di solito sia sommersa.
Cioè, qua ci sono i soliti monoliti. L'incisione su questo monolite mai è troppo rovinata per leggerla. Ah, perché qua ora c'è sempre il livello delle lingue. Ok, murali. Ok, lei se questa volta se l'ha letto in mente, non ce l'ha voluto dire. Che cazzo ridi? No, oh, quelli lì. Madonna, questa animazione l'avrò vista tipo un casino di volte, porca puttana. Madonna! Ci stiamo andando a finire. Pensavo dovessi saltare. Ma tu non ti lanciare, che se c'ho qualche trappola voli. Il volo. Eccoli. Ecco i topi, che schifo. Che schifo. Sono entrati da là? Vabbè, questa battuta non l'avrete mai capita. Ma mi sa che la taglio, sta cosa. Vabbè, bel posto, no? Bellissimo, molto pulito. Molto pulito. Tutto così ti lancio. Mi piacciono tanto i suoni. Ti piacciono tanto. Aspetta, io la preferivo quando animava. Io preferivo la ragazzuta Darkness. Di un tempo. Alla ragazzuta, no, di un dai, tempo. I sogni più belli sono quelli di Angel of Darkness. Ma una cosa, se io clicco così. Che no, porca puttana. Ah! Sembra che stesse facendo giù. La mappa mi piace. E vabbè, è normale. Cioè, come era lo scorso capitolo. Invece, qua ci sono le missioni secondarie. Sicuramente ci saranno gli accampamenti sparsi. Attrezzatura insufficiente. Allora devo fare il giro largo, mi sa. No, mi fa che te li devi trovare. Che cazzo fa? Bravo, dai un pugno all'aria. Cos'è? Recipiente di ceramica. Un piccolo recipiente di ceramica. E non fa una piega. È bello, recipiente di ceramica. Un piccolo recipiente di ceramica. Descrizione esaustiva. Madonna del ponte di legno. Forse devo scendere. Scendi là. Porca di una troia. Vabbè. No, la nuota. Ma queste sono delle nuove animazioni, però, finalmente. O forse no. No, lo usciamo pure prima. Sì, mi sembra di sì. Ah, ma sono ricapitato di nuovo qua. Vedi che c'è di là. No, non ma c'è. Mi sa che forse sotto non c'è niente. Forse devo fare il giro da qualche altra parte. Cos'è sta cosa? Ma come fai a sapere che sotto non c'è niente? Scusa, mi cago. Ah, ma io dove l'ho tirato fuori sto fucile? Ma c'ho tutte le armi, c'ho il gioco completo, ma che è? Ok, scusatelo. Si è emozionato, Carlo. Intanto ho visto le armi. E attrezzature per proseguire è necessario il coltello rinforzato. Ma io dove cazzo lo recupero il coltello rinforzato? Sono bloccato, che devo fare? Ora cammina con un fucile a pompa. E non ha un coltello rinforzato, porca di una troia. Aspetta. Ah, ok, sono capito nella zona di poco fa. Testa di cazzo questo. Ma non ti piace vedere cosa c'è giù, no? Ah, mi ricordavo che ci fosse la... Come dici, scusa? Non ti piace vedere cosa c'è giù. E vediamo che cosa c'è giù. Ma no, di qua, da dove sei salito? Ok, aspetta. Ma se... animazione. Si era persa. Oh. Ma non c'è un cazzo qua, c'è soltanto delle... Esperienza, vabbè, li bisogna cercare. Bravo. Ah, ma io forse posso... Ah! Madonna, i pesci. I pesci che sono dei cartonati. Questa cosa cosa... Sì, ma io intanto sto morendo soffocato, quindi... Premi... Tieni premuto L2 R2 per nuotare più velocemente. Madonna. Ok, respiriamo un poco. Ah, ma io devo andare giù. Vabbè, sono una testaccia di cazzo. Come si fa? Tenere premuto L2, ecco. Ecco qua. Ma c'hai i razzi nel culo, c'ha. Insomma, veramente, che schifo. Che schifo è quella merda. Veloce, Madonna, Lara, ma c'è dei polmoni. Vabbè, lo sappiamo che Lara... Ricordiamo che in Angel of Darkness poteva rimanere 2 ore sott'acqua. Ah, sì? Tipo, rimaneva un casino, porca puttana. Era un apneista, o come si dice. Porca di una puttana, mi sono cagato sotto. Ma si è materializzato davanti. Ma lì mi sono fatto cagare sotto.
Dai, Lara. Sto morendo. Vai. Ma Lara, perché? Maria, Maria, che ansia. Ma se, comunque Lara ha proprio una iella, cioè sempre so... Ecco. Quindi niente. No, 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 lei è magra, ce la fa. Ah, incastrata, di nuovo, Lara! Ma perché c'è sto brutto vizio? Madonna, però che ansia. Mio Dio. Non sbrigati, per favore, Lara, mi stai facendo proprio paura. Altra persona sarebbe morta. Sarebbe morta, ma appena ha visto il sasso, senza sarebbe morta di infarto. Esatto. Proprio. Ma chi ti ci porta a fare queste cose? Ah, la stessa zona uguale di poco fa. Mi fa morire come apre quella bomba. Sì, gli dà, gli dà una manata. Una sberla gli dà. Va bene. Una sberla italiana. Sì. Ma sberla italiano. E voilà! Sempre si materializzano dal nulla. Sì. Ah, ecco, è un tipo il coltellino di Altair. Non l'ho presente perché non ci ho mai giocato Assassin's Creed. Caccia notturna. Raggiungi la cima della piramide. Vabbè, raggiungiamo la piramide e poi mi sa che interrompo il video, dai. Porn. Va bene. C'è una piramide, vedo di raggiungere la cima. Sto andando a caso, non di so qua, dove. Aspetta, di là, di là. Vai. Comunque la luce non mi piace. La luce è una palla luminosa al centro e basta. Vabbè, dai, ci sta. Ce l'ho sulle tette. Ottimo, ci sono delle piattaforme. Perché magari le tette impediscono la diffusione della luce. No, no, dove sta la luce? Sa, però qua ci sono dei materiali. Ma cosa gli fa le casse? Boh. Un po', non lo so. Ah, primo enigma. Allora, qua mi sembra che sicuramente lo dobbiamo levare. Ok. Questo mi sa che si deve mandare giù. Aspetta, magari c'è qualcos'altro da fare. No, calmati, Lara. Spingi, non spingi. Ok, da solo. Ah, Madonna, che intuito. Minchia, è l'intuito che ha avuto, è vero? Là c'è un segreto? No, forse devo andare di là. Madonna, Lara! Ok. Però queste campane che sottolineano la situazione di ansia. Lara, Lara! Lara, non indugiare! Là! Aspetta, c'è qualcosa. Piccolo recipiente. Piccolo, no, rapporto della... Chi è che si è rapportato? Rapporto della retroguardia. Che qua mi sa che devo fare questo. Ok. Molte meccaniche non cambiano, no, quindi non so, è facilmente intuibile. Presuppone che tu già le abbia fatte. Un vecchio gioco, perché come facevi, sì, a saperlo? Che no, beh, te lo spiegava. C'era la spiegazione. Boh, non so. Perché sta dando colpi di ciabatta? Il rumore era quello, effettivamente. Niente, non ce lo vuoi dire cosa c'è scritto, Lara? Lo vuoi mantenere tutto per te? Non so tradurre. Porca puttana, perché... Che è successo? Ma questo è quello che devi lanciare sempre. Comunque, comunque sono morto in aria, non so se devi. Dovevi ammaccare cerchi, mi sa che quando l'immagine diventa bianco e nero tu hai il tempo di fare cerchi e reagire e evitare le cose. Vero? Era così, mi ricordo nei vecchi Tomb Raider. Figata. Ah, devi, io tra l'altro non ho visto, questo è un trigger, salti. Questo è un trigger. O la salti, o premi cerchi. Ok. Quando si attiva. Comunque ha laggato quando c'è stata la tratta. Allora, dai, arriviamo in cima e mi sa che per questo video è tutto. Ma devi tirarlo quello. Ma forse mi sa che questo lo devo fare, lo devo mettere più in alto perché devo arrivare qua. Belle le canzoni, mi piacciono. Ah, mi ricordavo, ecco, che si poteva correre più velocemente. Ah, questo mi sa che lo devo tagliare, si immaginavo. Certe meccaniche non cambiano. Forse ho fatto una cazzata, aspetta. Vabbè, se vuoi lo puoi attaccare, immagino. Allora, immagino che ci sia, eccolo qua. Un carrello. Un altro carrello. Spingiamo. No, Lara, non dare colpi alle zanzare.
E voilà. Immagino che sta piattaforma si giri, no? No, ci devi attaccare qualcosa, vedi? Ah sì, vero, forse ci devo attaccare la mano. Anche se non so che cosa possa servire. Oh, tira, no? C'è una manovella, sicuramente ci sarà una manovella. Sì, no. Guarda le compenetrazioni con la... Con ecco, lo immaginavo. Il carrello si ribalterebbe se li tirassi su. Ah, che devo fare così? No, che cosa devo fare? Gira. Io sto girando. Aspetta. No, là. Al contrario. Ah, devo premere. Aspetta. Il carrello si ribalta. Devo riuscire a eliminare quei detriti. Fin qua c'ero, Lara. A ruota. Io lo sto facendo. Non so che ho capito. Non premere niente perché è capace che interrompi la registrazione. Allora, L è questo, no? Sì. Ruota, lo sto ruotando. Guarda, Lara si fa questa cosa ma non succede niente. Posso? No, aspetta, ci devo riuscire io. Porca puttana, come si fa? Forse lo devi attaccare da qualche altra parte prima. Forse dici? Devi tirare direttamente subito da qua, non lo so. Ma non credo che sia così deficiente sta... Il carrello si ribalterebbe se la tirassi su. Lara, l'abbiamo capito. Guarda, guarda l'animazione, guarda. Vai, tira. Tira! Vai, vai. Guarda cosa sto facendo. Cioè, sembra che sto giocando con i capezzoli per quanto lo sto girando. Vai al contrario. Niente, allora aspetta. Prova l'altro. Vaffanculo, questo è un filo cinese. Posso... Forse lo devo tirare verso dietro. Ti giuro, sarà questo il bestemmio. Giralo. No, aspetta, girare. Aspetta, forse questo è messo più guardo. È messo proprio dritto. Oppure aspetta, forse lo posso girare. Aspetta. No, non lo posso girare. Non ce la fa. Riattacchiamolo di nuovo. Minchia, proprio di prepotenza. Il carrello si ribalterà. Lara, l'ho capito. Allora, ruota L. E io l'ho fatto L. Guarda, lo vorrei pure mostrare in video se ci fosse l'occasione. Posso provare? Prova. Capisci il mio disagio adesso, eh? Non va. Visto? Premi cerchio per smettere. Devo riuscire a eliminare quei detriti. L'ho cliccato pure io, ma non è successo una sega, quindi non saprei. Ah, devo riuscire a eliminare quel detrito, aspetta un attimo. Aspetta, infatti, ci sono dei detriti che bloccano. Ma dove, scusami? No, lei deve usare il carrello per eliminare i detriti. Sì. No, ma allora non ti fissare qua, ti dovrà fare qualcosa. Prova a spostarlo più avanti. No, ma non credo. Cioè, posso andare solo tanto avanti e indietro. E qua ci sono i detriti. Quelli sono. Sì, sì. Ma questo mi significa qualcosa? No. Boh. Non credo. Boh, tentare non nuoce. Ah, ho capito. Cosa hai capito? Quello gira la piattaforma. Questa piattaforma di legno. Mi sento male. Secondo me, quindi ora tu devi girare la cosa. Però secondo me il carrello è messo male. Vaffanculo. Ok, aspetta, magari lo metto un pochettino più allineato. Guarda, guarda che facile ora. 3 ore, porca puttana. E vabbè, dai, non sarebbe un enigma se no. Ma effettivamente. No, no, ora lo devi spingere, lo tira verso di te. Giusto. O no? Beh, ci no, proviamo. No, devi tirare con la corda. Perché sennò non avrebbe senso che c'è questo. No, ma non credo che Lara sia capace di tirare. No, ma lo devi attaccare qua. Ecco. Lo devi tirare. Ok, allora mettiamo. Minchia, questa devi parte tagliare. Però è scriptatissima. No, devi tagliare quello. No, si stacca, credo, sì, infatti. Ah, wow. Ok. Madonna, madonna, guarda quanto è furiosa. Madonna. Furiosa. Via. Taglia, taglia la corda. Lara, la corda. Tu. Oh, madonna. Vabbè, forse sono stato io testa di cazzo che non l'ho capito. Ora, qua crolla tutta la caverna. Perché... No, non crolla mai, tutto si mette sempre alla perfezione per poter proseguire nella ovvio. Scalata. Ok, ora possiamo, mi sa,
Sali, sì, andiamo dall'altra parte. Madonna, dai, Lara, perché non puoi saltare quella cosa? Vai. E voilà, finalmente. Ora questa scala si rompe appena arriva giù. Io ti giuro, se c'è un altro enigma del cazzo, io bestemmio tutti i santi, tutti. Quanti, madonna. Davanti a te. Sì, mi sento salire. Comunque bella questa cosa che il le sporgenze, quella fregna di tua sorella. Sono segnate. No, che non si vedano tanto. Ah. Vabbè, sì, questo. Qua mi sa, ok, ora utilizzo la corda. E scendo. E voilà. È figa. Potevi prendere qua, non lo so. Trinità, come al solito. Potevi prendere l'aereo comunque, insomma. C'è un affresco qui. Rappresenta uno scrigno. Quello è un accaldo invece. Cos'è? Un affresco a caldo. Madonna. Ecco cosa c'è nella città segreta. Questo è un mito Maya. Dice che lo scrigno. Chi l'avrebbe mai intuito? È un. Aspetta un momento. Mi sembra di vedere una serie di cataclismi. Uno tsunami. Una tempesta, un terremoto, un'eruzione vulcanica. Hiroshima pure c'è proprio. Valkyrie Maya Kukulkan è il dio della creazione e della distruzione. Ora arrivano quelli sicuro. Sicuro, ovviamente, perché Lara c'ha il GPS. Lei è sì, un culo ce l'ha. Sì, esatto. O in mezzo alle tette. 5 minuti prima dei cattivi, diciamo. Ah, un altro enigma, che bello. Immaginavo si dovesse. Ah no, forse fa tutto lei. Perché... Sì, perché ancora si vede la grafica del pre-renderizzata, quindi è un filmato. Che culo, meno male. Che culo, bravissima. Anche se questo tipo di enigma, però, non era così tanto cosa abbia fatto, però. Lei ha le mani fatate. Già, ho trovato un pugnale. È morto già. E c'è un'iscrizione. La chiave del. Non ti sta sentendo, Lara. La chiave? No, non l'ho sentito bene, scusa. Ma da dove? Com'è collegata quella torcia? Non c'è il biadesivo. Comunque c'è la Trinità, lo sapevo. Vai, prendi il pugnale di Xian. Minchia, ma vero, io pure ho preso la pugnale. Infatti. Crolla tutto, perché come al solito là c'è un meccanismo a tempo che appena levi. Ecco, è finito. Appena lei leva qualcosa. È finito il mosaico. Tranne in quella scena che c'erano gli occhi così. Gli occhi a pesce. John, sali più in alto. Oh no, l'hai preso, vero? Presto. Dia de Muertos. Vedete, si dice Dia de los Muertos in spagnolo, no? Dia de los Muertos. Ok. Bella questa cosa, mi è piaciuta. Novità. Dopo tutta una. Questa animazione. Dopo tutta una serie di. Sei sotto i riflettori. Se finite di installare, tra l'altro, l'aggiornamento di Tomb Raider. Sono gli scavi archeologici. Bella questa cosa, bella. Però Lara. No, ritorna da. Muori. Tra l'altro, c'è stato uno scavallamento di campo pesante. Ah, posso pure lottarlo. Posso entrare qua? Certo, no? Rispondimi. Ma stai zitto, ormai tuo compare è morto. Bello il fango, voi vedete la scena ombre, sì. Tipo il Rise of the Tomb Raider che lasciava la neve. Vero, però è scriptata, guarda. Brutta. Mamma mia, come fa? Wow, bello. Già si è sporcata tutta. Però bello il fatto che si sporca, Lana, mi piace. No. Una Lara Croft pronta ad ucciderti. Posso farla così? Ma chi sarà stato mai? Bravi. Madonna, io e quello si è allarmato, porca troia. No, chi? Cosa hai detto? Sta vivo. No, è morto perché mi è spuntata l'uccisione furtiva. Madonna, ma sono un cecchino. Ah, ok, sono morti tutti, ciao. Oggetti come. Vabbè, questo lo so. Addirittura si potevano craftare. Aspetta, lottiamo un pochettino.
Ti ringrazio comunque, no, che tu l'hai detto, i tuoi privilegi sono stati revocati. Ma infatti. Arrampica sulle pareti. Dai, di nuovo. Porca di puttana. Ma siccome noi siamo stronzi, grazie per aver seguito questo gameplay. Esatto. Questo è stato un primo assaggio del bello gameplay che farò in futuro. Sembra, mi piace tantissimo. Bello fino ad ora. A parte le nostre critiche, ma comunque noi scherziamo, il gioco a noi ci piace, Tomb Raider io lo adoro, lui, a lui piace pure, quindi ha voglia. E ci vediamo in una prossima, in un prossimo in zone, in un prossimo video. Bye bye. Ciao.